Dite la verità, che un po' vi mancava la vostra, ma anche la mia rubrica preferita, e cioè il Vinyl Wall. Guardatelo bene perché siamo in fase di restyling di questa stanza, come in parte forse potete già vedere, e probabilmente dovrò cambiare un po' il layout, quindi il futuro del Vinyl Wall è piuttosto incerto. Ma nel frattempo, gustiamocelo. Sto sempre cercando di fare un bel merge tra le due collezioni di vinili e di CD che ho suddivise tra la casa di Bolzano e la casa di Milano, ma prima o poi questa cosa la devo fare e quindi affronterò questo annoso problema di come sistemare questo vinyl wall. Ma fin tanto che c'è, gustiamocelo e oggi lo faremo ripercorrendo un'annata che io vorrei che venisse immortalata in maniera perenne su questo canale. Continuano a passarmi davanti ai social e a tutte le mie fonti di informazione e di ispirazione i compleanni, i trentesimi compleanni di dischi meravigliosi, di dischi che hanno cambiato la mia esistenza. E allora è giunto il momento di andare a posizionare i miei dischi preferiti del 1993 su questo vinyl wall. Avrei dovuto fare tutto questo a inizio dell'anno, così sarebbe anche stata una sorta di preview dei compleanni storici dell'anno a venire. Ma mi è venuta adesso così e quindi va bene uguale, no? Prima di cominciare qualsiasi discorso, io direi di smantellare il vecchio vinyl wall per prepararci, come si deve, a questa puntata. Torniamo un attimo indietro nel tempo e cerchiamo ancora di capire che cosa era il nostro paese nel 1993. Non erano anni memorabili, impazzava Tangentopoli e c'era ancora la guerra Stato-Mafia dopo l'arresto di Totorina, detto Utratturi. Ci si incontrava mettendosi d'accordo al telefono fisso e si passava a trovare un amico semplicemente andando a casa sua e suonando il campanello per vedere se c'era. E se non c'era, pazienza, tutta un'altra vita senza gli smartphone. Personalmente muovevo i primi passi come architetto e mi trasferivo a Stoccarda proprio nel 93, città dove ho visto tra l'altro dei concerti memorabili tipo gli Slow Dive, i Midnight Oil, i Pop With Itself e gli Urban Dance Squad. Ma adesso cominciamo a parlare di musica, che è quello che ci tiene legati e incollati alla sedia in questo canale. E faccio già una premessa, un disclaimer, perché malgrado io poi mi sia accorto di aver amato e seguito questo anno veramente comprando tantissimi CD, ecco, non ho proprio convertito tutta la collezione da CD a vinile, che tra l'altro, ripeto, è ancora suddivisa in due diverse locations. Però ci sono dei dischi memorabili che voglio comunque citarvi per chiudere il cerchio, il panorama e per farvi capire di quanto pazzesca fosse stata questa annata. Quindi non vedrete in vinile i seguenti dischi: Radiohead, Pablo Honey, Tool, Undertow, PJ Harvey, Rid of Me, Red House Painters, Roller Coaster, Leeds Fair, Exile in Guyville, i Melvins, Houdini, Breeders, Last Splash. Tra l'altro esiste una ristampa in edizione limitata che si può ordinare sul loro sito. Niente male. Suede, l'album d'esordio degli Suede, Fugazi, In on the Kill Taker, Cypress Hill, Black Sunday, Guru and Jazzmatazz, volume 1, New Order Republic, Orbital, Brown Album, Counting Crows, August and Everything After, Swerve Driver, Mexcal Head, aspetto la ristampa,
Tindersticks, album omonimo, quello con la ballerina, Polygon Windows, che altri non è che Richard D. James, Aphex Twin, con Surfing the Sine Wave, Manic Street Preachers, Gold Against the Soul. Ecco, i Manic Street Preachers latitano un po' come ristampa del catalogo in vinile, secondo me. Mercury Rev, Botches, James con Laid, The Boo Radleys con Giant Steps, The Dusk, The Outers con New Wave, Us 3, Hand on Torch, Lemonheads, Common Feel the Lemonheads, è uscita la ristampa ma a prezzi da vaffanculo, Grantley Buffalo, Fuzzy, ottima ristampa in giro che chissà, forse arriverà, Einstürz the Neubauten con Tabula Rasa, Frank Black, album omonimo, Porno for Pyros, altro album omonimo per l'alter ego di Perry Farrell, Bad Brains, Raise, I Cure con Paris, album dal vivo molto bello, poi Fishbone, album dal titolo impossibile da ricordare, Give Monkey a Brain and He Will Swear Will Be the Center of the Universe, qualcosa del genere, Living Color, Stain, Sugar, Bister, poi Judgment Night, che è una colonna sonora di un film con degli incroci incredibili, in genere band grunge o hardcore con rapper, esperimento interessante e bello il packaging. Poi Huge Overkill con Saturation, Buffalo Tom con Big Red Letter Day e di Jesus Jones con Perverse. So già che impazzirò a scaricarmi tutte le copertine di questi dischi e ci metterò una settimana a montare questo video. Ma adesso cominciamo a dare vita a questo Vinyl Wall e cominciamo a farlo con le menzioni speciali, cioè sono dei dischi che sì, ho in vinile o ho ricomprato in vinile avendolo già in CD, ma avevo 15 caselle e quindi li ho dovuti lasciare fuori. È il caso di Verba Manent di Frankie High Energy, qui in edizione blu, disco secondo me incredibilmente sottovalutato. Timoria, Viaggio senza vento, anche questo davvero un grande album per la band bresciana. I Saint-Étienne di Sarah Cracknell con questo So Tough, album che avete già visto passare in qualche trasmissione su questo canale. Ed infine Curve con Cuckoo, album che in un certo senso ha cominciato a segnare il declino del duo inglese, formato da Dean Garcia e la fascinosa cantante Tony Holiday, ma che a mio avviso aveva ancora un suo why e un suo because. E adesso cominciamo a riempire questo vinyl wall partendo dalla fila più in alto, la upper row, dove ci sarebbero in realtà le posizioni dalla 15 alla 11, perché alla fine questa per me è una classifica, ma non ho messo i numeretti perché in realtà è una cazzata, ma mi erano finiti i numeri 1, quindi 15, 14, 13, 12, 11. Posizione numero 15 per Belli con l'album Star. È l'album d'esordio pubblicato il 25 gennaio 1993. Oltre al rock alternativo e al jungle pop, i brani di questo album, scritto da Tania Donnelly, hanno anche un che di inquietante e dell'avant rock, folk rock. Quindi, un mix molto interessante. Tania Donnelly, in un certo senso, è stata la prima a spingere il dream pop oltre i confini, eliminandone in un certo senso le pretese, ma inserendo delle sfumature anche post-punk, con una spruzzata di spaghetti western, che a noi piace sempre tanto, e un po' anche di country. Il risultato è un disco davvero poliedrico. Posizione 14, e so che qualcuno di voi rimarrà deluso, ma ci metto In Utero dei Nirvana, terzo album della band pubblicato il 21 settembre 1993. Nel tentativo di dare un suono più abrasivo e introspettivo, i Nirvana ingaggiano per la produzione di questo disco Steve Albini, per cercare di tornare un po' alle sonorità del loro esordio Bleach. Ma pur essendo stato un album di successo e che ha dentro dei brani veramente memorabili, la relazione in realtà tra la band e Steve Albini fu tutt'altro che idilliaca, anzi piuttosto burrascosa, e si interruppe proprio prima di aver finito, con una giustatina finale da parte di Scott Little, il celebre produttore degli R.E.M. A me il sound delle produzioni di Steve Albini, pur amando il personaggio perché
è veramente uno di quei personaggioni storici della musica. Ecco, il suono che lui dà alle sue produzioni non mi piace tantissimo, troppo cupo, la voce troppo bassa, la batteria sembra una batteria dei fustini del Dixan, insomma, devo dire, a me non piace. E forse è per questo che relego questo album al di sotto di tanti album di questo 1993. Posizione numero 13 per Pork Soda dei Primus. Di questo album sapete già tutto se seguite il canale, se non lo avete ancora fatto andatevelo a cercare. Album piuttosto oscuro, con brani che parlano di omicidio, tipo My Name is Mud, suicidio, Bob, alienazione con Nature Boy e tante altre situazioni complesse. Uno dei motivi del mood non proprio solare di questo album è dovuto al fatto che la band lo ha scritto durante 2 anni dei tour del precedente album e quindi sono arrivati piuttosto asciutti alla fine. Anche se in realtà Les Claypool poi in un'intervista del 2015 dice che l'album ha fasi alterne, momenti felici, momenti cupi e qualche piccolo dramma personale. Posizione numero 12 per Chrome dei Catherine Wheel, pubblicato il 20 luglio 1993. L'album è stato prodotto da Gil Norton, lo storico produttore dei Pixies. La band infatti voleva andare verso un territorio meno shoegaze rispetto a Ferment e un po' più rock, e questo era dovuto al fatto che durante il tour del precedente album Ferment la band aveva cominciato ad usare sonorità un po' più aggressive e quindi alla fine la cosa gli è piaciuta. L'album è stato registrato ai Britannia Row Studios, dove i Joy Division avevano registrato Closer, che era tra l'altro un disco a cui i componenti della band erano molto affezionati. Ultima piccola citazione per la foto della copertina, che è di Storm Thorgerson, uno delle due menti degli Hypnosis Studios, che anche in questo caso ha lasciato il segno. Si vede meglio così? No, eh? Vabbè. Ultimo disco della Upper Row, della Top Row, e nella posizione numero 11 troviamo Songs of Faith and Devotion dei Depeche Mode. 8° album in studio della band, pubblicato il 22 marzo 1993. L'album vira su sonorità un po' più aggressive, forse seguendo un po' il mood del momento generale. C'era il grunge, c'era il British pop, che comunque aveva delle chitarre piuttosto pesanti, e forse in un certo senso Violator avrebbe chiuso un cerchio per quanto riguarda il synth pop tipico dei Depeche Mode. La registrazione di questo disco avvenne in una villa affittata a Madrid per un arco molto lungo di tempo, 8 mesi. L'idea fu del produttore Flood, che aveva già lavorato ad Achtung Baby, ad esempio. Infatti i due dischi hanno un che di simile, oltre che le fotografie di Anton Corbijn. La villa venne attrezzata come un vero e proprio studio di registrazione, con addirittura 2 batterie che poi venivano campionate e rielaborate con un sintetizzatore Roland System 700. Questo nuovo percorso dei Depeche Mode piacque molto non solo alla critica e alla massa, alle vendite, ma anche a me. E adesso è giunto il momento di posizionare la Upper Row o la Top Row, non mi ricordo mai come la devo chiamare, è anche uguale. Cominciamo adesso con la middle row, quindi entriamo nella top 10, posizione numero 10 che viene occupata dai Mazzistar, band americana, caratterizzata dalla voce struggente della cantante, allora molto giovane, Hope Sandoval, pubblicato il 5 ottobre del 1993, quindi non ha ancora compiuto a oggi i suoi 30 anni e magari ne faranno una bella edizione ristampa cofanetto. Un album molto narcotico ed ipnotico, insolito rispetto alle sonorità che stavano impazzando
nel mondo in quegli anni. L'album ricevette infatti critiche piuttosto controverse, chi lo definì un capolavoro e chi invece un flop noioso. Va detto che per ascoltarlo occorre essere di un certo mood, perché l'album è tutto tranne che energizer, ma ascoltato oggi con 30 anni di know-how intermedio e col famoso senno di poi, beh, ha ancora un suo perché. Posizione numero 9 per Blur, Modern Life is Rubbish, album che all'inizio fece tutti scontenti, me compreso, che mi aspettavo in questo secondo album la prosecuzione di Leisure, quindi quel filone Madchester, Baggy, quella musica rock un po' ballabile. Ma i Blur in realtà volevano separarsi proprio da quella scena, andando a rispolverare sonorità della storia inglese, come i Kinks, gli Small Faces e anche qualche sfumatura di David Bowie dell'album Lodger, ad esempio. Già il singolo Pop Scene, che precedette questo album ma non venne incluso dall'etichetta discografica, aveva segnato pesantemente questa dipartita della band. A distanza di tantissimi anni poi questo album è stato considerato da molti, o meglio riconsiderato dai più, come un album davvero grandioso. Ma i Blur continuavano a vivere sulla lama del rasoio in questi anni. Arrivarono in studio per questo album con delle perdite di 60.000 sterline, ad esempio. Quindi avevano anche una certa necessità di fare botteghino, ma loro in realtà se ne fregarono. A partire dal titolo, una scritta vista sul muro di una stazione che diceva che la vita moderna fa schifo. E sarà poi con Park Life, in realtà, che la band di Damon Albarn, Grant Coxon, Alex James e Dave Rountree svolterà. Posizione numero 8 per l'album d'esordio dei Verve, A Storm in Heaven. All'epoca loro si chiamavano Verve senza l'articolo, così come è stato scritto col fuoco in questa copertina cavernosa dallo studio Micro Dot, che più tardi lavorerà anche con gli Oasis. L'album è stato registrato in 7 settimane in Cornovaglia dal produttore John Leckie, che implorò, pensate, la band di lavorare con lui. Lui che in realtà aveva già lavorato con i Simple Minds facendone le fortune e con gli Stone Roses facendo anche di loro la fortuna del primo album. In pratica non aveva bisogno di pregare nessuno, ma lo fece per i Verve. Le sonorità iniziali della band di Wigan vicino Manchester spaziavano tra i Cocteau Twins e le influenze free jazz dei Can, ad esempio. Ma molti classificano questo disco come shoegaze. Io però semplicemente ritengo il primo album dei Verve ampiamente e incredibilmente sottovalutato. Posizione numero 7 per l'album d'esordio di Björk Gudmundsdottir, quella che è stata la voce della band islandese dei Sugar Cubes. Va detto che quando lessi che decise di fare un album da solista, disse finalmente si è tolta dalle palle quello che urlava dei Sugar Cubes. L'album in realtà si discosta molto dalle sonorità a cui eravamo abituati prima della sua carriera da solista, andando un po' a prendere quello che girava in realtà per Londra in quel periodo, quindi dalla house music al trip hop alle sfumature jazz, questo new jazz un po' elettronico che c'era in giro in quel periodo e tutto quello che usciva per l'etichetta Warp. A più riprese la cantante ha detto di essere stata pesantemente influenzata da Kate Bush e da Brian Eno, e qui si sente. Posizione numero 6 e quindi ultimo album della Middle Row per me è Where You Been dei Dinosaur Jr., pubblicato il 9 febbraio 1993. Primo album registrato da Jay Meskis con la nuova formazione, anche se il precedente Green Mind era stato registrato praticamente solamente da lui, che suonava tutti gli strumenti. In questo album c'è il batterista in realtà di lunga data Murph, ma il nuovo bassista Mike Johnson. Meskis dice che è stato bello tornare a suonare insieme per fare un disco, cosa a cui non era più abituato da tanto tempo. Tutti i brani infatti sono stati registrati in presa diretta in studio.
Quello che io trovo favoloso, a tratti irresistibile, di questo album, oltre ai voli pindarici della chitarra di Jay Meskis, è il suo modo sbiascicato e strano di cantare, che lo rende veramente unico. E adesso andiamo a posizionare la middle row. Adesso, amiche e amici miei, è giunto il momento della top 5, i 5 dischi del 1993. La posizione numero 5 per me è occupata da Versus dei Pearl Jam. Vi faccio vedere il librino, in realtà legato a questo disco, il librino di questa serie, 33 and 1 third, perché se lo leggete capite bene la storia che sta dietro a questo album. Album che per la prima volta vede Dave Abruzzese nella fase anche di registrazione di un disco, croce e delizia della band, delizia perché il suo modo di suonare la batteria con un stile quasi jazz va a posizionarsi perfettamente sulle sonorità della band, ottimamente orchestrate qui dal nuovo produttore Brendan O'Brien. Ma la genesi del secondo album dei Pearl Jam fu tutt'altro che semplice. La casa discografica aveva infatti riposto aspettative altissime sulla band, a cominciare infatti dalla scelta degli studi di registrazione sulla costa californiana, con tanto di vasca e idromassaggio, insomma qualcosa di ben diverso dallo spirito piuttosto rozzo a cui gli artisti erano abituati. Poi c'era anche una sorta di lentezza nella produzione dei brani, che venivano registrati uno alla volta, ed Eddie Vedder che perdeva un sacco di tempo perché rispondeva a mano a tutte le lettere delle sue fan o dei suoi fan. Un album meraviglioso, ma che passò quasi inosservato nella storia della musica, il che è incredibile, soprattutto dovuto al fatto che la band decise di non fare nessun video di questo disco e neanche all'inizio nessun tour. Ed anche i temi piuttosto controversi affrontati nel disco, la violenza infantile sul brano Daughter, la cultura delle armi, Glorified G, il razzismo della polizia con WMA e la cattiveria dei media con Blood, poi questa strana donna che nasconde un dissidente politico, Dissident, e poi Elderly Woman Behind a Counter in a Small Town, che racconta la storia di una signora intrappolata in questa piccola città, lei che avrebbe avuto sogni di grandezza e di grandi metropoli. Posizione numero 5 quindi per Versus dei Pearl Jam. Posizione numero 4 per un disco a cui sono veramente molto legato e una band a cui sono altrettanto legato. Loro sono di Reading, si chiamano Slowdive e l'album si chiama Souvlaki, pubblicato il 1 di giugno del 1993. Anche lui ha già compiuto 30 anni. Anche questo è un album sofferto, scritto durante la separazione dei due membri della band, Rachel Goswell e Neil Halstead, le due menti dietro agli Slowdive, che durante il 1992, durante il tour, cominciarono a lavorare a questo album, al punto che si presentarono in studio con ben 40 pezzi. All'epoca la band era influenzata da Joy Division, da David Bowie, di Lodger, anche loro. Ma malgrado queste influenze piuttosto importanti, Alan McGee dell'etichetta Creation non era affatto convinto di questo disco e lasciò l'iniziativa interamente alla band. Band che contattò Brian Eno chiedendogli se volesse produrre questo album, il quale però declinò ma accettò di trascorrere con loro un giorno in studio, durante i quali la band cercò di assorbire più cose possibile dal mago dello studio di registrazione. E forse qualcosa si sente in questo album. E adesso siamo sul podio, il podio del 1993, sul cui gradino più basso
c'è un album fenomenale che ha spaccato tutto, un album da una forza micidiale. Sto parlando di Rage Against the Machine, album omonimo, pubblicato il 3 novembre 1992 e registrato ai Sound City Studio di Van Nuys a nord di Los Angeles, quello di Nevermind e quello anche poi riportato in un celebre documentario di Dave Grohl dei Foo Fighters. Album davvero incendiario, a cominciare dalla copertina che ritrae un monaco buddista nel 1963 che si immola per protestare contro il governo del suo paese. Ma una delle caratteristiche più importanti di questo album è che è stato registrato in presa diretta e non sono stati usati in alcun modo campionatori, sequencer o cose di questo tipo. Anche quegli effetti strani di chitarra che sentirete in queste tracce, qualora non le conosciate già, è tutto frutto della maestria di Tom Morello e soci. Posizione numero 2 del 1993 per me è Siamese Dream degli Smashing Pumpkins. E vi voglio parlare di questo disco degli Smashing Pumpkins andando a riprendere un pezzo di una recensione che ho scritto per gli amici di Indie for Bunnies qualche tempo fa. Nel riporre il disco in questa custodia della special edition Glittering Rossa, l'unico pensiero che mi viene in mente è quanta storia della musica sia inclusa in questi solchi. All'incredulità si associa la meraviglia dell'essere senza tempo, un sound tutto sommato ancora attuale che suona più giovane di molti dischi coevi, molti di quelli che vi ho fatto vedere oggi. D'altronde gli ingredienti ci sono tutti. Una cabina di regia che ha segnato un'epoca nella storia della musica, quel Butch Vig, affiancato dalla magia di Alan Mulder al mixer. Poi l'inventiva di Billy Corgan, che all'epoca ne aveva ancora, all'apice della sua vena poetica, supportato da uno dei più grandi batteristi di sempre, genio e esagolatezza Jimmy Chamberlin. Ed infine i super diligenti James Ia e Darcy Wrecsky, la cui rhythm section tiene insieme il tutto. Album davvero imperdibile. Eppure il disco non era nato sotto buoni auspici. Billy Corgan soffriva di gravi crisi depressive che lo avevano spinto sull'orlo del suicidio. Jimmy Chamberlin invece faceva uso massiccio di droghe pesanti. James Ia e Darcy Wrecsky si erano appena lasciati e entravano in studio di registrazione senza neanche guardarsi in faccia. Poi la tirannia di Corgan, che era ossessionato dalla perfezione del suono e che spesso lo portava a sovrascrivere le tracce di chitarra e di basso, facendo un po' storcere il naso ai suoi compagni d'avventura. Direi che è comprensibile. Ma nonostante tutto, questo disco è un capolavoro, ne abbiamo già parlato da queste frequenze e lo posizioniamo al numero 2 del nostro Vinyl World. Ma quale sarà l'album dell'anno 1993? Eppure chi segue questo canale lo dovrebbe sapere, che l'album dell'anno 1993 per me, per Bruno Derivo, per IndieBar, è Gentleman Afghan Weeks, pubblicato 5 ottobre 1993. Album capolavoro assoluto, anche a distanza di 30 anni. Greg Dulli, il frontman della band degli Afghan Weeks, ha la passione per il cinema, anzi era un cineasta dilettante, e ha dato il tema Gentleman a questo disco ispirandosi a Francis Ford Coppola e al suo film del 1982 One from the Heart. Soprattutto si identificava con questo personaggio losco, il carattere principale del film di Coppola, personaggio che ispirò Dulli al punto tale da scriverci un album intorno, un album che parla di un viaggio nella psiche oscura e strana degli uomini del 1990. Quindi pur essendo un album estremamente alternative rock, ha delle grandissime sfumature soul e blues della Motown. E anche il calore di quei luoghi, il tutto poi cristallizzato all'interno di questo disco, che ha uno storytelling che è molto più simile a quello di Van Morrison, ad esempio. Anche la copertina, come vedete, ha dei risvolti cinematografici con questi bambini che si comportano come se fossero degli adulti.
questo è tutto per il Vinyl Wall di oggi, che mi sono anche reso conto di aver registrato senza il microfono direzionale della telecamera acceso. Spero che questo non abbia compromesso il sound, perché non ho il tempo di riregistrare tutto dall'inizio e forse nemmeno la voglia. Spero che però comunque vi sia piaciuto. Vi invito a lasciarmi dei commenti qui sotto: qual è il vostro album del 1993 e che cos'è che mi sono assolutamente dimenticato, perché sicuramente qualcosa ho fatto. Ditemi anche il vostro podio, la vostra top 3, i primi tre dischi del 1993. Questo è tutto per il Vinyl Wall di oggi. Noi ci risentiamo appena possibile. Ciao!